Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Io sono Mirko Loste, per chi non mi conoscesse, vengo da Caltanissetta. Oggi, grazie al Comune Villa Rosa e all'associazione Peggia Radio, sono qui a presentare e a consegnare l'opera appena conclusa. Blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Le tematiche, insomma, che di solito affronto riguardano quello che è l'integrazione, l'uguaglianza, la diversità. Ed è giusto quest'ultimo tema, la diversità, che è quello che ho voluto affrontare. Stiamo parlando di una scuola media, quindi insomma accogliere chiunque credo che sia fondamentale in una struttura del genere, e questo tema insomma l'ho voluto rappresentare con questa bambina con occhi di colore diverso, accanto a un gatto anche esso con occhi diversi, un po' anche per unire quello che può essere il rapporto umano con la natura. Close and personal with Robin Leach, and I'm far from cheap. I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Questa è la seconda opera di tre che verranno realizzate tra Villa Rosa e Villa Priolo. Questa è nello specifico a Villa Priolo, frazione di Villa Rosa, sempre per l'associazione Peggia Radio insieme al comune di Villa Rosa, appunto. E in questo caso si è voluto trattare il tema delle carte, le carte siciliane, insomma un paese, in paese è usuale trovare anziani e non intendi a giocare in quello che è il gioco della scopa, quindi, o del 31, insomma ce ne sono parecchi, sempre con quelle che sono le carte siciliane. In questo caso ho voluto appunto prendere un frame di questa scena e riproporla sul muro. Questa è la terza opera, commissionata dall'evento di Peggia Radio insieme al comune di Villa Rosa. In questo caso ci troviamo all'asilo Villanova, dove è stata rappresentata una bambina. Questo è un parco giochi, quindi insomma il tema era tra virgolette dovuto. Rappresenta questa bambina con le braccia alzate e le mani in segno di pace. Sono queste mani che si ripetono un po' in stile grafico per riprendere il mio know-how stilistico. Lo scatto è uno scatto originale di un amico mio che mi ha voluto donare appunto per collaborare in quella che è la riuscita del bozzetto. And if you don't know, now you know, nigga.